Viva la sincerità e viva l'amore! Il sesso in è ancora un tabù e dichiarare la frequenza settimanale dei rapporti sessuali è ancora additato come un qualcosa di scurrile, sporco, sbagliato? Ma parliamoci chiaro. Che male c'è? Tutti fanno sesso ed è giusto raccontare le proprie esperienze se queste non fanno male a nessuno e sono motivo di confronto. Coraggiosa quindi questa mamma, che ha raccontato in diretta radio di non aver mai mal di testa. Mariangela, in diretta con Andrea e Michele, ha raccontato i dettagli della sua ultima relazione. Facevamo l'amore 21 volte a settimana, una media di 3 al giorno, ha detto la donna e a mamma di una bambina. Lui era più giovane, e non era il padre di mia figlia. Eravamo attratti molto uno dall'altra, e lo facevamo, anche 3 volte al giorno. Una volta di mattina appena svegliati, una durante la pausa pranzo e una di sera. Eravamo innamorati e pieni di passione, non c'è nulla di male, no. E continua. Non dicevo mai di avere mal di testa, quella è una scusa di tutte quelle donne che non vogliono fare sesso perché non più attratte, lo sanno tutti. Se una persona è attratta ed è innamorata non c'è limite al sesso. Lo facevamo di continuo ed era bellissimo. E conclude. Alla fine se n'è andato? Non certo perché facevano troppo sesso. NDR, perché io avevo una figlia e stare insieme ad una mamma è complesso, soprattutto se vuoi mantenere una certa indipendenza. Ma è stato meraviglioso finché è durato. Continua dopo la foto, a quanto pare, secondo una ricerca lunga 40 anni e fatta su un campione di 30. ...000 volontari americani, per rendere un coppia appagata e felice basta fare l'amore una volta a settimana. Questo perché in una coppia navigata quello che conta è mantenere abbastanza intimità tra i partner. È importante che si mantenga questa connessione senza caricare l'altro di troppe aspettative, senza fargli pressione, o obbligarlo a fare più sesso. Felicità è anche rispetto dell'altro. Frequenza e felicità vengono spesso associate, ma questo collegamento non è significativo quando si oltrepassa la soglia di una volta a settimana. Da una volta in su sembra esserci poca differenza. Quello che importa è non arrivare a contare sulle dita le volte in un anno intero. Continua dopo la foto e il video. Ah, questo non implica una regola. Sia chiaro che l'intimità e la complicità restino vive è la regola di fondo per ogni coppia che si rispetti. Certo, la disparità del desiderio tra due partner è piuttosto normale, e accettandola si può superare questo scoglio e scoprire il bioritmo perfetto per entrambi. Insomma, va bene una volta, vanno bene 21 volte, l'importante è che ci sia la voglia di farlo almeno una volta ogni 7 giorni.
niente tabù, quindi cogliete l'esempio positivo di Mariangela e non vergognatevi. Il sesso è una componente fondamentale della nostra felicità, reprimerlo sarebbe un errore. Ti potrebbe anche interessare